Buonasera e benvenuti da Andrea Carinci al Circolo Sport City Roma, dove tra poco andrà in scena la finale della fase preliminare dell'Ultimate League. A contendersi la partita la birreria numero 10, prima nel girone con 4 punti, una vittoria e un pareggio, e la Soccer Club, che di punti ne ha raccolti 7 in 3 partite, vincendo 2 gare su 3. L'altra un pareggio per loro contro il Black School. Retrocede, qui un errore in fase difensiva. Poteva sicuramente sfruttarla meglio la birreria numero 10, che ha comunque questa occasione con il cross sulla sinistra. Pescato benissimo Niccolò Calicchia al volo. Aveva già dimostrato il suo potenziale in questi primi 3 minuti. Passa in vantaggio la birreria numero 10. Due in barriera per Pilosu. Può andare Steven Pabba con il destro a cercare la deviazione sul secondo palo di Adrian Amadei. Arriva però anche l'intervento difensivo per il Soccer Club. Nel frattempo è scoccato il 10° minuto di gioco. Risultato ancora di 1-0 per la birreria numero 10. Ora questa nuova occasione con Gabriele Littera, che si libera molto bene di Amadei. Poi Salvarusso spreca così una buona occasione di ripartenza. La Soccer Club dunque di nuovo birreria numero 10 con Calicchia, che con il destro va a togliere le ragnatele dall'incrocio. Doppietta personale del numero 7 Niccolò Calicchia, e 2-0 birreria numero 10 al 12° minuto del primo tempo. Da Adrian Amadei, rimessa laterale già battuta per Calicchia, lo scatto di Gabriele Littera, ha cercato il gol personale, trova però la deviazione del palo. Chiede palla Scalella con lo scatto, attenzione a Blasi che ha l'opportunità, ancora Blasi, uno contro uno, si deve superare Pilosu, e poi conclusione vicinissima al palo, anche sfortunata qui la Soccer Club. Uscire Russo, attenzione ancora alla birreria numero 10 con lo stesso Littera, che poi si fa ostacolare dall'arrivo di Amadei. Si ricomincia con Arrigoni, con il mancino, Arrigoni, traversa piena in porta. Termina qui il primo tempo tra birreria numero 10 e Soccer Club in vantaggio. La birreria con 2-0, entrambe siglate dal numero 7 Niccolò Calicchia. Vedremo se nella ripresa riuscirà il Soccer Club quantomeno a portarsi sul risultato di pareggio. 2 gli uomini all'interno dell'area di rigore per il Soccer Club, che poi trova la rete del numero 8 Daniele Blasi, mischia dentro l'area di rigore, la risolve lui così, accorcia le distanze al 5° minuto. Battuta veloce, attenzione all'1-2, fondamentale l'intervento di Amadei. Palla però ancora per la birreria con Littera, che apre per Ceccarelli, si fa vedere Calicchia, eccolo servito il numero 7, finta il tiro col mancino, Calicchia, palo pieno. Amadei arretrato per Pabba. Attenzione, il pallone è rimasto lì, raccolto dalla birreria. Tutto solo, può comodamente appoggiare in rete per la sua tripletta. Il solito numero 7, Niccolò Calicchia. Questo è il gol più facile di tutti. Il risultato era di 3-1 a 10 minuti dal fine della partita. Care, l'ultimo tocco è del numero 7, rimessa a birreria. Subito lunga da Calicchia, mette giù il pallone. Attenzione al compagno della parte opposta del campo, il tocco è proprio per lui. Appoggia comodamente in rete, è il gol del 4-1. Non c'è neanche l'esultanza questa volta, perché è il gol che chiude definitivamente la partita. Finisce qui la partita tra birreria numero 10 e Soccer Club. Vince 4-1 la squadra in maglia bianca con la tripletta di un fantastico Niccolò Calicchia, che poi va anche a servire l'assist per il definitivo 4-1 di Lorenzo Littera. Dunque vittoria per la birreria numero 10. La premiazione con la coppa per il Soccer Club, che però si è dovuto arrendere alla fantastica prestazione della birreria numero 10. La coppa, questa più importante per la birreria numero 10, che va a trionfare, l'esultanza dell'intera squadra.